Zuzzul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi andiamo avanti con la sfida dell'eredità. Allora, eccoci qua ragazzi dai Montreschi. Io ero andato un po' avanti, praticamente cosa è successo? Vi faccio una specie di riassunto. Anna, partiamo da Anna che praticamente è il suo compleanno. Oggi è il suo compleanno e ho già un'idea per farle festeggiare. Cosa è successo con Anna? L'ho fatto uscire l'ultima volta insieme ad Otto, solo che lui al tentativo di lei di flirtare l'ha rifiutata senza tante storie. In compenso, a forza di farle spintonare le persone, sono riuscita a guadagnare il controllo emotivo basso, quindi emozioni incontrollate, e poi vabbè, le avrò anche il tratto responsabile. Piccolina, no, non ha... non avere, non essere triste, mio tesoro. Allora, lei, Savannah, sta facendo yoga, lei ha il tratto responsabile al momento, le manca ancora 6 giorni per diventare grande... Tra poco mi diventa anziana pure Arianna, che Arianna tra l'altro ha cambiato look. Dov'è Arianna? Dove sei Arianna? Ah, è qui. Ha cambiato look, ha questo taglio corto, ha deciso di fare un taglio più da adulta. Però mia dolce Arianna, gli ho fatto anche acquistare dei tratti, maestra di griglie e cucine, vabbè se lo si riferirà per il lavoro, sim di casa l'aspirazione, e sim mattiniero. Quindi praticamente con i punti dell'aspirazione. Quindi tesoro mio, bisogna che mi fai una torta. Facciamo per lei una torta al cioccolato. Vai Arianna. E andremo in un posto speciale dove non so come sarà, perché in realtà non ci sono mai andata in quell'otto, però lo scopriremo insieme. Mazza, hai chiuso Arianna? Con un po' più di delicatezza, insomma gli rompi le giunture a sto frigo, porino. Vabbè, questo lotto un po' particolare, Anna ha sempre desiderato andarci e quindi hanno deciso di festeggiarlo lì, anche se Savannah ritiene che sia un posto per bambini e quindi non è molto felice della scelta della sorella. Sappiamo tutti com'è Anna, no? Tra l'altro, come stai Anna? Che l'ultima volta era stordita, era mezza malata... Le aveva tutte. Ah, un sono orribile, il mio viso è un disastro, non posso andare da nessuna parte in queste condizioni. Cosa posso fare? È a posto, non drammatizzare, prova con del trucco leggero. Arianna cosa risponderebbe? No, dai, è a posto, non drammatizzare. Perfetto, abbiamo riabbassato ulteriormente il controllo emotivo. Abbiamo scelto bene, lei comunque... Ci è rimasta male perché Otto non l'ha minimamente cagata. Chi è lei? Mazza è carina. Potresti mandare un messaggio a Tom, anche se ormai lei crescerà e Tom resterà indietro, quindi ci resterà abbastanza inutile questa cosa. Io tengo sott'occhio Arianna, che non vorrei che finita di fare la torta me la mangiasse pure. Tesoro, fammi una cortesia. Svuota, non puoi svuotarmela. Ok, rimpostiamo l'oggetto. Vabbè, la macchinetta non è ancora pronta. Che significa? È andata male, più pronta di così. Sporca, pulisci. Vediamo se... Allora. Adesso che è pronta la nostra torta, ce la prendiamo... Abbiamo anche del cibo variato, molto bene. Dov'è finita? Mannaggia, ando a fa così, lo odio. Dove l'ha buttata la torta? No! Cioè, ma dov'è? Ok, me ne va fatta un'altra. Anzi, facciamo così, non facciamo un'altra. Vanno tutti a pranzo fuori. E andiamo con
le nostre bimbe e Dean. E poi andiamo in quell'otto, una volta che lei è diventata grande. Eccoci qua, siamo tutte venute in questo ristorante a Willow Creek, molto carino. Tutte venute, tutti, c'è anche Dean che è un maschio, ma scusami Dean. E mi piaceva l'idea che loro festeggiassero qui. Fa molto barchetta, è veramente carina come locale, carino. Potresti chiedere questo tavolo e festeggiare così il compleanno, il suo passaggio d'età. Ragazzi, anche voi venite qua. Ah, c'era anche il piano di sopra, che non era male in effetti. Però vabbè, ormai stiamo sotto, che comunque accanto abbiamo il laghetto, quindi è comunque molto carino come scenario. Grazie mister, ci dia un tavolino per la mia famiglia meravigliosa. Savannah, guardate come si è acchittata tutta. L'adoro questa Simma. Dov'è Anna? Ok, arriva su, che tu sei la festeggiata, tesoro. Diventerai adulta e farò di tutto per trovarti un degno compagno, promesso. Allora, il padre intanto la può abbracciare perché comunque sia... È come si congratula... Si congratula con lei, cioè è commosso del fatto che sua figlia, cavolo, sta crescendo così in fretta. E sua bisuota amichevole qua su, non so, quando è qui invece mi cambia. E anche lei la andrà a abbracciare. Poi tutti siedi. Oh, amore, stai diventando una donna. E poi ordiniamo per il tavolo. Guarda le foto di quando ero bambina, mamma. Allora, il nettare se lo prende lui. Tra virgolette potrebbe iniziare a prendersela anche lei, sta per diventare adulta. Lui si prende un vino rosso. Anche lei. Poi, polca e arancia se lo prende lei. Mentre Anna si prende questo. Anzi, però scusa, perché quello da tre Simoleon, quando mi sembra meglio... No, scusami, ricambio il vino anche a loro. E Arianna le do un bianco. Oddio no, sì, il Politan lo vedo per lei, anche se certo sarebbe un cocktail, ma chi se ne frega. Poi potrebbero prendersi per mangiare una ragosta alla Timindoro. Lui. E Savannah perché è snob. Trota alla mugnaia, lei. E un pezzo di trota affumicato, Arianna. Perfetto. Lei qui si sta un pochino annoiando e si mette a disegnare sulla tovaglietta. Questa cosa vuole? Ah, la cameriera probabilmente. Che è solo questo vestito? Tu, chiediamo anche a lei come sta andando la scuola. Dai, con questo tasto che me lo spostano. Chiediamo della sua giornata. No, ora vabbè, sprona hanno. Facciamo più che altro. Chiediamole cosa ne pensa di sua sorella. Sei felice che tua sorella stia diventando una donna adulta? Anche tu fai conversazione. Chiedere della sua giornata. Come ti senti in questo giorno speciale, cara Anna? Stai per diventare adulta. Hai letto quell'autore che ti avevo detto? Ti è piaciuto? E continuiamo a parlare. Mamma, ma com'è il fichi fichi? Arianna, oh mio Dio, Anna, sei giovane per pensare al fichi fichi. Anna, Savannah, sei giovane per pensare al fichi fichi. Ancora aspetta, deve trovare la persona giusta con cui condividere questo aspetto della vita, perché... Discutete degli interessi, poi parlo un po' anche con lei. Complimentati per l'abito. Conversazione profonda. Tu parla anche con lei, eh.
E figurati però se le sorelle. Fai pressione affinché si conformi. È arrivato il cibo, grazie. Com'è? Normale. Eccellente, a lui è andata meglio. Normale. Normale. L'ho bevuta. Eccellente. Eccellente. Normale. E non ho fatto in tempo. Posalo lì un attimo. Normale. Ok, a lui è andato bene in tutto. Non ha presa l'azione, però. Fai pressione affinché si conformi. E lei per l'ennesima volta le vede discutere, quindi disciplina il comportamento recente, chiedi di evitare la perfidia. E lei, magari se c'è, si potrebbe scusare. Ma non c'è. Vabbè, dai, parlate di metodi del benessere. Scusate, però qui ci vuole una foto perché... Devo immortalare il momento, in fondo è il compleanno di Anna, la nostra primogenita, c'è un modo per prenderli tutti? Sì. Che bella questa famiglia, mi piacciono tantissimo loro. Sì, fanno un po' la famiglia della Mulino Bianco, rispetto alle altre che ho, insomma, nelle altre... Oh, Arianna ha scoperto che il netre bianco si abbinava piuttosto bene al suo pasto. Sì, lo so, effettivamente anche l'ho fatto prendere l'aragosta, stava meglio il vino bianco. Però dai, ci sono dei vini rossi che si abbinano comunque al pesce. Magari il suono di quelli. Magari, ecco tesoro, flirto un attimino con lei. Mandale un bacio. Complimentati per l'aspetto. E poi, quando lei si decide a finire di mangiare, magari ordiniamo questa torta. Su, finisci di mangiare, mio tesoro. Poi vai in bagno e andiamo in quest'altro lotto per finire la giornata in bellezza. Dai, muoviti a finire di mangiare. Perché l'ombrello è d'intralcio? No, mi serve la torta. No, vabbè, devo eliminare l'ombrello, scusate. Andiamo ragazzi, tutti qui? Forza. Forza che Anna deve soffiare le candeline. Andiamo? Su, 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 su. Eccola. No, amore, non ordineremo altro. Oh, che carina Arianna, però. Dai, l'ha festeggiata almeno. Foto. No, cavolo, scusami però tesoro, ti sei messo proprio... Devo fare la foto mentre soffia. Ok. Brava Savanna, cantale gli auguri. Ed è diventata una giovane adulta. Con quale tratto? Vediamo ragazzi che tratto ha acquistato. Folle, smanettona, emozioni incontrollate, sim di casa, responsabile, goffa. Perfetto. Prendiamo... una porzione tutti insieme e poi lasciamo il tavolo. Cioè, in questo modo non ho neanche pagato il conto del ristorante. Boh, però, buona sapersi, ragazzi. Tu, tesoro, manda un messaggio intanto al tuo amico, Yuri. Insomma, io avrei un'idea per Yuri. Già che ci sei, però, invio un SMS anche a Tania. E a Jet. E anche a lui. Anche perché lei, ragazzi, deve trovare più di un fidanzato, una romantica seriale. L'aspirazione non l'ho scelta io. Lei vuole progenie di successo, quindi deve diventare genitore. Hai saputo, adesso la cosa più di tendenza si possa fare al festival dell'idilio a creare dei dipinti. Ti andrebbe riprovare? Oddio, io loro li vorrei far finire insieme, anche se lui bisogna lo faccio diventare grande, perché... Volevo andare da un'altra parte, io però...
Vabbè, fa niente, dai, proviamo a occuparci della sua vita sentimentale. Andiamo qua al Festival dell'Idilio con lui. Ah, è un giovane adulto, è cresciuto, ragazze. Perfetto. Fagli un complimento sincero. Allora, tu, tesoro, in tutto ciò, socializzi con... Ma al momento con Jet, visto che tu prenditi cura di te e tu prenditi cura di te. Nel frattempo che lei è qui con Otto. Niente, è saltato il mio programma per festeggiare, però dai, potrebbe andare meglio così. Tra l'altro lui è anche diventato grande, quindi... Sai cosa potreste fare? Sì, dipingeremo anche sto benedetto dipinto insieme, d'accordo, però intanto prendetevi del tè Sakura insieme. Così diventano flirtanti anche lui e vediamo se riusciamo. Menziona l'atmosfera flirtante del festival, scherza sul mettersi insieme. Sì, dipingiamo anche sto dipinto. Poi mi piaceva chiedere dell'avvenire sentimentale. E vorrei che mi dicesse, guarda, Otto è lei, la ragazza perfetto per te, anche se l'ultima volta Otto aveva rifiutato il nostro flirt, però magari oggi al Festival dell'Idilio sarà un pochino più ben disposto. Proviamo a flirtare. Dopo. Cosa hanno questi nei capelli? Hanno qualche fiocco e giustamente non stanno sti capelli. Le scrive il sogno flirtante su Otto. Perché Otto non è flirtante? Cosa ci dici, Guru? Il tuo avvenire sentimentale è squallido. Grazie! Che belle parole! Cerchiamo di contraddirlo, dai. Anna, è vero che non sei la mia erede, ma ti vorrei un attimino... Complimentati per l'aspetto, andiamo con calma. Chiedi se è single. Oh, perfetto. Flirta. È sposato con Travis. No, dannazione. Ma com'è sposato? Ma dai. Separa da. Sì, ciao Travis. Scusa, eh. Che succede? Che non c'è cagato. Di che stai parlando? Siamo innamorati. No, Otto, maledizione, ti avevo puntato. Scusati. Ragazzi, io faccio una cosa, tanto lei non è la mia erede, quindi posso farlo. Ok, siamo ritornati. Ho dovuto fare un po' di macello per richiamare qui Otto perché era sparito, quindi non abbiamo più neanche la cosa del dipingere. Oh, che carini, si abbracciano. Ok, lui l'ho fatto forzatamente tornare singolo, ho eliminato suo marito. E arrivederci, Minnie. No, ormai lui lo voglio con... Cosa state facendo? Chiacchiera con Otto. Dove andate a chiacchierare? Qua. Ok. Romantico. Flirtate. No, incontro imbarazzante. No, vabbè, via ragazzi con Otto. Le cose non vanno bene, quindi... Va bene, perfetto, niente, le cose non vanno affatto bene. Fantastichiamo sulle nozze. E ce ne torniamo a casa. Un disastro totale. Sì, tesoro, ti vuoi sposare, ma qui... Inviamo un SMS flirtante a Paolo Rocca. È sposato Paolo Rocca. Coniuge? Sì. Con Dina, no, addio lui. Ah, lui tra l'altro. Eravamo assolutamente in amicizia perché abbiamo
Le ho fatte litigare pesantemente per via del fatto che volevo che prendesse il tratto. Ce la faccio a dirlo. Il tratto di emozioni incontrollate. Ok, direi che qui sta andando non male, peggio. Lei si vorrebbe sposare, avere una bella famiglia, ma mi sa che se continua così avremo ben poco. Lui è un bastardo che non ci caga pari, quindi andiamocene a casa e basta. Ok, lei si è alzata. Frugami nella tasca e metterlo nella cesta e poi sai cosa fai? Ti eserciti un po' nel ballo. Tu, Arianna, ti potresti svegliare, andarmi in bagno e prepararmi la colazione. Fammi delle frittelle anche perché se no. Non mi ricordo se era lei. No, non è lei la vegetariana, ok. Vegetariano ce l'ho nella Farenzi. E poi tu fai un bagno a Frida che è sporchissima. Tra l'altro Frida è invecchiata, ahimè. No, è fantastica lei quando prova a ballare. È arrivata anche la pensione, ottimo. Cioè, l'adoro quando provo a ballare, specialmente con questo pigiamone. Oggi ci occupiamo di te, che è domenica, perfetto. Quindi, Anna, ahimè, è sfortunata, povera ragazza. Tu vai a prepararmi la colazione. Lui che sta facendo? Ok, il bagno. A Frida. Poi magari spazzolala. Gioca. Amore, te devi venire proprio qui? Anna, amore bello, c'è un altro bagno, vai nell'altro. È vero che quello dei genitori fa schifo, usa e puliscilo. Oh, tesoro, no, arriva lei. Basta, vai a occuparti di cupcake. Basta, ti ho detto. Rincuora. Problema c'è? Anche se penso fossero semplicemente le attenzioni. Tu hai fatto un mio tesoro? Ah, ora è tornata la torta, cioè vai a quel posto. Perfetto, ragazzi, si mangia tutti a tavola. Prendi una porzione, prendi una porzione, prendi una porzione. Poi e te, cara Savanna, usciamo. Anna sta andando, perfetto. Lui ha bisogno assolutamente di una doccia. No, ah, è lei che ha bisogno assolutamente di una doccia. Savanna, ci sei? Dai, dopo vai in bagno. E ti fai anche la doccia. Lei che sfigata. Ah, lei tra l'altro sarebbe che si trovasse anche un lavoro. Smanettona, puoi fare la guru tecnologica. Ancora non me la sento di mandarla fuori di casa. Vorrei che si sistemasse prima, però. Oddio, con l'MC Commander, bene o male, sistema anche automaticamente il gioco, insomma, la mod, l'accoppierà, le farà fare figli, cosa che senza invece, insomma, quindi potrei anche in realtà farla trasferire. Però un altro pochino me la volevo tenere, Anna. Ops, scusatemi, scusa Anna, sto invadendo la tua privacy. Congratulazioni per il tuo recente compleanno, grazie. Chi la chiama? Ah, ora vuoi un appuntamento? Cioè, lui è strano, ragazze. Vabbè, diciamogli ok. Oh, che carini però, dai, sono una bella coppia insieme, mi piacciono. Oh. Dai ragazzi, ce la facciamo? Sì! Meno male, Otto, tu sei un po', cioè,
Sei come lei, sei un po' fuori di testa perché. Confessa l'attrazione, dai. Fai fichi fichi con otto, ci proveremo. Mio Dio, dove è finito otto? Eccolo. Dai, romantico, baciamolo sul collo. E lei è una che corre, io corro anche perché lei comunque non è la mia erede. E insomma, voglio anche velocizzarmi un po' le cose con lei. Vorrei mandarla via di casa sistemata. Finalmente, ragazzi. Otto ci è stato. Oh, si sono anche messi insieme. Lei è velocissima. Vieni qua, mio amor. Io volevo il fichi fichi anche più che altro. Ok, guardiamoci le nozze. Lui accetta, è veramente folle. A questo punto. Oddio, lei ce la vedo pazza. Fugge immediatamente con Otto. Non so. Lei torna a casa già sposata. E chiede di convivere. Ok, ragazzi, eccolo qua. Io direi di fare una cosa. Lei quindi è tornata a casa, ovviamente. Viene qui. E deve dare la notizia ai genitori. E gli dirà: ecco, racconta una storia sensazionale, facciamo così. Perché ovviamente non c'è. Dici a mamma che ti sei sposata, spinta sull'onda del momento. E che ha intenzione di trasferirti. Anche perché adesso abbiamo un problema, manco il letto. L'abbraccia prima. Ecco, mamma, c'è una cosa che dovrei dirti. E lei però non la prende molto bene. Cioè, non è che non la prende bene, però le dice: ma porca miseria, Anna, ma che progetti hai? Cioè, nel senso, ma ti sei messa con. Ti sei sposata senza dirci niente, senza neanche presentarcelo, ce lo presenti adesso. Però alla fine le dà semplicemente anche dei consigli familiari. La prende, dai, tutto sommato, ormai sa com'è sua figlia. Cioè, lei, vedi, stanno discutendo, dice: ma però, ma sei sicura? Hai fatto un gesto avventato, potevi quantomeno aspettare un attimo, organizzare una festa come si deve. Ci tenevo a vedere, lei, poverina, si è persa il matrimonio della sua prima figlia. E ragazzi, gli faccio fare fichi fichi. E poi, ragazzi, mi servirebbe il cespuglio. E poi le mando via. E adesso però, mentre loro fanno questa cosa, ci occupiamo di lei. Che si fa una doccia, ne ha bisogno o no? E allora ti cambi semplicemente, cambia abito. E oggi lei ha un incontro con il suo club di cheerleader. Ecco, si è rotto anche il computer, perfetto. Minchia, 2000. Vabbè. Perfetto. E il club, che sarebbe Paragons, però volevo farne anche un altro, forse mi conviene. Perché non so ormai, Zoe per esempio mi sa che è diventata giovane adulta. Io vorrei, sono tanti giovani adulti, vedi? E io invece coniuge, Tom Zez. Qui sì, c'è la mod, la MCC Commander che fa veramente sposare chiunque. Allora, i Tiger Woods. È il nome della squadra, anzi, Beer Hoods, visto che c'è un orso. Beer Hoods. Aperto a tutti, no, solo su invito, requisiti, l'età. E vogliamo solo gli adolescenti. Yuri. Ashley Zetz, perché no? Vediamo. No, lui mi sa di Indra.
Tara. Ragazzi, ma dei simmini adolescenti maschi a Garpo, che non siano degli Sandip Kumar, cioè Cordewick, Isaiah. Alla prima di lui prendiamo Isaiah, che mi sembra vestito un pochino più decentemente. Attività del club, sicuramente balla. Poi allenati. Divertimento giochi, volevo il basket, gioca a pallacanestro. Esterno, vediamo. No, queste cose non mi interessano. No. No, l'avevo visto prima, sociale. Usa interazioni amichevoli. Tutti. Col club. Beer. E direi. Ci beve bevande? Bevi bevande da bar, dai. Ritrovo del club. No, nessuno. No, cavolo, però volevo mettergli la divisa, ma potevo, vero? Ok ragazzi, siamo arrivati al parco di Ozzy Spring, magari questo accendiamolo però, se no non sa Dio, una mazza. Pop. Regola volume massimo. Loro si allenano per la loro squadra di cheerleading, ovviamente. I maschi teoricamente dovrebbero guardare, ma in realtà si sono messi qui a guardare loro. Sono messi a giocare, ma voi dovreste ballare, ragazzi. C'è lui. Una volta che avete finito il ballo, riguardiamovi. Carini. In teoria loro non dovrebbero ballare. Oddio, cosa è successo? Loro non dovrebbero ballare perché loro dovrebbero solamente giocare a basket. Però tu adesso socializzi. Facciamo finta che si sono allenati da un po'. Ora fanno una piccola pausa e lui socializza con Yuri, il suo amico. Rivela un segreto recondito. Ma cosa vuole questo? No, fregatene del sin che balla. Chiedi un massaggio alle mani? Ma no. Chiediamole della sua giornata. E potremo cominciare anche qui a flirtare un attimo. Complimentati per l'aspetto. Non ci fa vedere le foto e lei ne approfitta subito per mettergli la manina a morta sulla spalla. Furba. Ciao. Dai, dai, conversazione profonda. Insomma, quando arriva questa parte romantica? Su, flirta. Oh, è arrivata la barra del romanticismo. Mando un bacio. Anche perché da qualche parte, ragazzi, dobbiamo pure iniziare. Battuta di abbordaggio. No, no, Dash, dove è andato? No, dai, te ne sei andato proprio te. Yuri, dove stai andando? Dannazione.
Flirt, fermati, ti prego. Yuri, che fai? Ok, ancora qua. Dai, su, vi siete appartati, il che mi sta pure bene. Tieni la mano. Romantico. E lei, vabbè, lei è snob, ma le piace essere corteggiata, facciamo che lui comunque l'ha corteggiata, perché, ecco, lei non sarebbe quella di... Però, non potendo comandare lui, devo per forza farlo tramite lei. Sì, però, ragazzi, svegliatevi un attimo. Ok. Mua. Vediamo se riusciamo a farla avere questo primo bacio. Proviamoci. Perché nella sua ispirazione comunque lei vuole un fidanzato. No, non te ne andare, Yuri, dannazione. Lei si è arrabbiata. Vieni qua, bacia sul collo. Fermati, cavolo, scappa sempre. Dai, Savanna, vai da lui, bacialo sul collo. E vediamo di proseguire. Primo bacio. Lei vuole trovarsi un fidanzato, quindi il mio obiettivo è farli mettere insieme. Oh, l'ha zittito con un bacio. Stringilo. Se lo sono già dato il primo bacio, quante volte se lo devono scambiare? No, cerca di fare un figlio? No, chiedi di diventare il fidanzato. E poi vi scattate anche una foto. Smetti di dire parolacce, fai quello che ti dico io. Oh, vai, stiamo insieme. Cavolo, manca poco al compleanno di Arianna. Mi sa che nel prossimo episodio Arianna passerà d'età. Ma che proponi le nozze? Quindi? Quanto è lunga sta conversazione per chiedergli di diventare il fidanzato? Ma... Non dovete cercare di avere un figlio. Ma è diventato il fidanzato. Cosa sexy? E lui se n'è andato. Ma è diventato il fidanzato? Ma mi sa di sì, è diventato il fidanzato. Va bene, ok. Lui è diventato il fidanzato. E perché no? Potreste anche effettivamente... No, un figlio no, però fare fichi fichi nel cespuglio. Ti prego però non farmi come Rabia, che mi è rimasta incinta alla... a bomba con quel 5% di possibilità. Almeno lei non è stata veloce nello sposarsi, solo nel fare fichi fichi. Non arrivate nel cespuglio, ovunque dovevate farlo. Vabbè, niente fichi fichi. Direi che possiamo tornare a casa, ma anzi no, direi che possiamo chiuderlo qui l'appuntamento, sì, l'appuntamento, insomma questo episodio, che siamo andati abbastanza avanti. Quindi niente ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento se vi va. Vi invito a iscrivervi al canale per essere aggiornati con le novità che ci sono, dei video usciti. E come al solito vi auguro una buona giornata o serata a seconda dell'ora in cui guardate questo video e alla prossima. Zup zup!